Ben ritrovati, buongiorno da Cremona. Ormai siamo giunti agli sgoccioli di questa 71esima settimana liturgica nazionale. Sono state 4 giornate intense, 4 mattinate intense, quelle che abbiamo seguito in diretta dalla cattedrale di Cremona, e ora sì, arriviamo proprio alla conclusione. Don Daniele, di carne al fuoco ne è stata messa tanta, adesso a tirare un po' le fila di tutto sarà il vescovo di Crema. Sì, l'abbiamo messo in croce, perché queste alla lettera le indicazioni che il gruppo che 2 anni e mezzo fa ha progettato la settimana ha consegnato al relatore finale. Cosa succederà alla parrocchia e come muoverci? Perché l'assemblea, la domenica, i ministeri, il rito non risultino sempre più marginali alla stessa comunità cristiana e alla multiforme realtà culturale odierna. E quindi stavolta l'attenzione passa effettivamente al clima delle nostre comunità. Ma le nostre comunità sanno cosa farsene dal rito e dalla liturgia oppure no? E se succede questo, perché sta succedendo e come fare perché il linguaggio rituale non risulti estraneo alla Chiesa di oggi? Perché se è estraneo alla Chiesa di oggi, rischia di essere estraneo alla cultura di oggi che invece i suoi riti li ha. Beh, le domande sono impegnative. Non... Si è accettato, però immagino che qualche risposta interessante sicuramente ce l'avrà. Allora ci colleghiamo con la cattedrale per ascoltare proprio il vescovo Daniele Giannotti. Allora, bentornati in diretta dalla Cattedrale di Cremona. Siamo ormai prossimi alla conclusione di questa 71esima edizione della Settimana Liturgica Nazionale ospitata quest'anno a Cremona. Lascio dunque la parola per la relazione finale a Sua Eccellenza Monsignor Daniele Gianotti. Ordinato sacerdote nel clero di Reggio Emilia, ha frequentato i corsi filosofico-teologici presso la Pontificia Università Gregoriana, ottenendo la licenza in teologia e il diploma in teologia e scienze patristiche all'Istituto Patristico Augustinianum. Durante la sua permanenza a Roma ha approfondito anche il suo interesse per la musica sacra, studiando organo presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra. Numerosi e differenziati sono gli incarichi pastorali a cui si è dedicato, anche in campo culturale e accademico. Nel 2017 Papa Francesco lo ha nominato vescovo di Crema. E attualmente è anche delegato dalla Conferenza Episcopale Lombarda per la catechesi e la liturgia. Nel 2019, inoltre, è stato nominato dalla CEI presidente del Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose. Lo ascoltiamo insieme. Grazie a tutte e a tutti voi. Ho provato a mettere insieme con un numero biblico 7 spunti, diciamo così, di riflessione che evidentemente non pretendono di essere una conclusione, ma semmai uno sguardo in avanti per quanto possibile, perché è vero che il titolo che mi è stato dato è Dove sono 2 o 3, quale futuro? Ma la prima reazione saggia sarebbe di dire che del futuro sappiamo proprio poco. In un tempo di mutamenti così rapidi, qual è quello che viviamo? Quando saltano fuori quelli che qualcuno chiama i cigni neri, cioè gli eventi imprevedibili, anche se forse non era del tutto imprevedibile, come la pandemia che hanno scombussolato la nostra vita. Le parole che Giacomo, l'Apostolo Giacomo, scrive nella sua lettera: oggi o domani andremo nella tal... Ora voi che dite oggi o domani andremo nella tal città, vi passeremo un anno, faremo affari e guadagni, mentre non sapete quale sarà domani la vostra vita. Sono parole diventate quanto mai attuali, anche senza la pretesa di fare affari o guadagni. Avevo messo in programma di andare in Guatemala l'anno scorso, di andare in Ruanda quest'anno. Dopo vi spiegherò il perché di questi riferimenti. E invece me ne sono stato zitto. Quasi, e buono nella mia piccola e bella diocesi di Crema a cercare anch'io di riflettere su ciò che era accaduto e su quale futuro ci aspetta. Quindi tutto questo è per mettermi al riparo rispetto a pretese eccessive nei confronti del mio intervento. Però non posso non pensare un po' più seriamente anche ad un altro risvolto di questo titolo che mi è stato assegnato, no? Con quei 3 puntini di sospensione, dove sono 2 o 3,
rimandano questi puntini al resto delle parole di Gesù, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro, e queste parole hanno un futuro garantito dallo stesso Signore Gesù nella sua condizione definitiva di crocifisso risorto. Ricordate, sono le ultime parole del Vangelo di Matteo: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il Signore risorto garantisce ai discepoli la sua presenza definitiva, già annunciata fin dall'inizio del Vangelo. Dunque, guardare al futuro per dei credenti significa prima di tutto accogliere questa promessa, anzitutto secondo quella logica di ricettività che ci è stata ricordata in queste giornate. Penso ad esempio alla prolusione di Monsignor Brambilla. Mi perdonerete se anche per economia di tempo farò pochi riferimenti espliciti alle relazioni che abbiamo ascoltato in questi giorni, ma poi nel testo scritto definitivo evidentemente tutti questi richiami li troverete per chi se lo vorrà poi leggere. Dicevo appunto, si tratta sempre di accogliere la promessa del Signore risorto di essere con noi fino alla fine del mondo, ricordandoci allora che è proprio il risorto a convocare le nostre comunità, o meglio le sue comunità, a riunirle intorno a sé quando e come vuole Lui. E allora, sono al secondo punto, credo che sia utile ripensare un momento ai racconti pasquali dei Vangeli, nei quali appunto il Signore risorto si manifesta in mezzo ai discepoli, sempre inaspettato, mai riconosciuto sulle prime. Bisogna che sia Lui stesso a farsi riconoscere con gesti e parole. Allora, senza forzare troppo l'analogia, questo aspetto dei racconti evangelici delle apparizioni del risorto può orientare il nostro sguardo verso assemblee liturgiche nelle quali la certezza che il Signore è presente in mezzo a noi non si trasforma mai in possesso. La convinzione credente non diventa mai pretesa di dominio sulla libertà sovrana del risorto, il quale non solo si fa presente, ma anche si sottrae allo sguardo con grande libertà e chiede di non essere trattenuto. E la stessa fede, senza la quale è impossibile riconoscere il Signore risorto e senza la quale è impossibile celebrare il suo mistero salvifico, non è però una quantità misurabile a piacere. Per questo la celebrazione liturgica, oltre a non pretendere di dominare la libertà del risorto, nemmeno può pretendere di dominare o controllare la fede dei suoi membri e neanche il loro livello di actuosa participatio. Certo, la celebrazione liturgica è attestazione, proclamazione della fede comune, no? Durante l'Eucaristia, almeno nelle messe principali, diciamo anche il credo, proprio per esprimere la fides ecclesiae. Dentro questa comunità di fede, però, gli itinerari sono differenziati. Si tratta di tener conto di queste differenze. Nasce qui, sarà un po' il filo conduttore anche della mia riflessione, la tensione inevitabile, no? Tra l'azione comune di quanti sono raccolti nella celebrazione e la diversità dei percorsi personali della fede. Questa tensione si manifesta in vari modi: l'essere tutti un cuor solo, un'anima sola, nelle parole, nei canti, nelle posture, e il rispetto dovuto al percorso di ciascuno. Tensione tra la partecipazione che viene sollecitata e la delicatezza, no? Per cui questa sollecitazione non può mai diventare prevaricazione o costrizione. Io penso che nel futuro avremo ancora, più di oggi, quelli e quelle che si mettono nei primi banchi e quelli che se ne stanno sulla soglia, che a me danno fastidio, non perché
sono persone della soglia, ma perché stando sulla soglia impediscono alla gente che vuole entrare o uscire di passare dalla porta. Quando celebro le cresime devo trattenermi ogni tanto dal dire alla gente che è sulla porta: ma spostatevi per favore, in modo che chi vuole entrare o uscire lo possa fare liberamente. Però detto questo, c'è un, appunto, un valore anche dello stare sulla soglia che dobbiamo appunto riconoscere e di cui dobbiamo farci carico. Avremo, credo e spero, dei curiosi insieme con la piccola, probabilmente, comunità dei praticanti regolari. Allora, le sfide principali che in questo contesto credo dovremo affrontare mi sembrano alcune, almeno queste qua. Primo, quella della ospitalità benevolente, paziente, delicata, che fa spazio alla partecipazione, che invita a entrare nella liturgia, perché appunto, come la Chiesa nel suo insieme, ogni comunità si preoccupa che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, Sacrosanctum Concilium 48, e però rispettando tempi e modi e non scandalizzandoci né rimanendoci male se non si riesce a coinvolgere attivamente proprio tutti. Semmai, seconda sfida, è stata ricordata, no? Ci si preoccupa della, è quella di preoccuparsi della cura per la dignità e bellezza di ciò che facciamo, perché ciò che facciamo, celebrare il risorto, fare memoria viva dei gesti di salvezza di Dio, merita in sé questa cura. E perché in questo modo possiamo favorire il carattere attraente della fede, che offre a tutti la bellezza lieta del mistero santo e lascia a tutti la libertà di rispondervi sotto l'azione dello Spirito. La terza sfida che vedo è quella della differenziazione del nostro celebrare, una questione che ha diversi risvolti e il resto del mio intervento sarà in pratica una espansione, diciamo così, di questa terza sfida per tentare di metterne in luce almeno alcuni aspetti di quelli anche emersi nei giorni scorsi. Però, e sono al terzo punto, questo tema della differenziazione ha bisogno ancora di un preliminare decisivo, anche questo è emerso nei giorni scorsi, però lo vorrei appunto dire partendo da un'esperienza personale, ma che credo tanti altri hanno fatto. Dicevo prima scherzosamente, no? Speravo l'anno scorso, sì, di andare in Guatemala, speravo quest'anno di tornare, sono già diversi anni dall'ultima volta che ci sono stato, in Ruanda. Il richiamo a questi desideri di viaggio li ho fatti per richiamare appunto ciò che succede quando si ha la possibilità di conoscere e frequentare comunità cristiane di altri paesi e appunto di fare quell'esperienza del sentirsi a casa quando si partecipa alla liturgia di una comunità cristiana. Quando si arriva appunto in un paese di cui non si conosce la lingua, finché sono le lingue europee, più o meno ci si può, almeno le lingue europee principali, diciamo così, ci si può raccapezzare. Ma se si arriva in un paese per la prima volta in cui non si conosce neanche una sillaba della lingua parlata, magari pensi a priori che sarà un disastro partecipare alla celebrazione. E invece, almeno per me, quando sono arrivato per la prima volta, appunto, non so, in Ruanda, in Madagascar, più recentemente con alcuni anche pellegrini di Crema in Myanmar, proprio appena prima del lockdown lo scorso anno, riassumerei proprio la sensazione fondamentale dicendo che mi sono sentito a casa, proprio nella liturgia, più che in tutto il resto, perché era più difficile fare i conti con la novità delle persone, dei luoghi, delle abitudini, dei cibi e così via. Mentre celebrando ti ritrovi a casa tua, ti ritrovi in una dimensione conosciuta, ritrovi i riti nonostante le eventuali varianti, ritrovi le posture nonostante le possibili, come dire, inflessioni culturali, ritrovi le parole anche se non le capisci. Sai di ritrovarti nella comunità dei battezzati, dei fratelli e sorelle nella fede convocata dal Signore risorto per fare esperienza dei suoi gesti salvifici. Sotto questo aspetto mi sembra che le comunità cristiane anche nel futuro non dovranno fare altro che continuare a celebrare, lasciandosi radunare
nella fede del Signore risorto e mettendo in atto con pace e secondo le loro possibilità il, diciamo, programma rituale, sapendo che in questo modo esse edificano nello spirito il corpo di Cristo. Il rito ha certamente i suoi limiti, il suo carattere un po' freddo, un po' protocollare e così via. E anche il rischio del ritualismo, no? Che già i profeti condannano con parole fortissime, che sono vere anche per noi oggi. E però il rito porta in sé la capacità di creare un ambiente nel quale ci si può riconoscere. Nonostante appunto le diversità linguistiche e culturali, l'unico linguaggio del rito si rende riconoscibile, mi permette di riconoscermi e di essere riconosciuto in ogni comunità che celebra. Certo, questo domanda anche una certa assiduità al rito. Tutto questo funziona se si ha una certa familiarità col rito, che mi permette appunto di ritrovarlo in qualsiasi latitudine. Però, capite, in questo momento quello che mi interessa sottolineare è la responsabilità che è in capo alla Chiesa e alle singole comunità di non tradire il rito, di non mortificarlo, di renderlo appunto riconoscibile in qualsiasi interpretazione concreta se ne dia, nel momento in cui ciascuna comunità, diciamo con metafora teatrale, lo mette in scena. Di modo che, appunto, qualsiasi fratello o sorella, che magari anche improvvisamente, arrivando da chissà dove, vi partecipa, si senta, appunto, immediatamente a casa. Penso che alcune delle annotazioni fatte ieri da Morena Baldacci, ma oggi anche quello che ci ha detto Don Angelo Lameri parlando del messale, aggiungerei anche il lezionario, no? La fedeltà ai libri liturgici entra in proprio in questa dimensione. Fedeltà al programma liturgico che ci è consegnato nei libri della liturgia e che è la prima garanzia che una comunità raccolta nella celebrazione costituisca una casa abitabile per chiunque. Poi è chiaro che questa abitabilità, diciamo così, non deve riguardare soltanto la celebrazione, ma poi tutta la vita della comunità, secondo quel principio di ospitalità che è costitutivo della Chiesa, no? Che Paolo raccomanda ai Romani quando dice: accoglietevi gli uni gli altri, quelli che vengono dalle genti, quelli che vengono da Israele, accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo ha accolto voi per la gloria di Dio. A questo discorso aggiungerei solo una precisazione che però avrebbe bisogno di un approfondimento più ampio, ma che credo interessante almeno accennare, perché appunto usiamo un linguaggio, sentirsi a casa, liturgie anche che abbiano qualche cosa di familiare, è un linguaggio che tra l'altro ci fa ricordare anche ciò che è successo durante la pandemia, ce lo ha ricordato, ce lo ricordiamo tutti, ma ce lo ha ricordato molto bene anche con i suoi aspetti positivi e problematici la relazione di Don Paolo Carrara, no? Quando appunto ci si è resi conto che la normale vita della comunità cristiana veniva interrotta in tanti suoi aspetti, allora abbiamo rinviato ad altre cose, in particolare abbiamo rinviato alle famiglie e abbiamo visto anche le difficoltà che ci sono, perché non tutte le famiglie sono poi in grado o di portare avanti la catechesi o di vivere anche un'esperienza di preghiera o di liturgia addirittura in famiglia. Difficoltà pratiche, ma ci sono anche delle difficoltà, come dire, di principio, teoriche, se volete, no? E cioè c'è il fatto che lo spazio domestico e lo spazio comunitario, e se volete aggiungiamo una terza tipologia, lo spazio pubblico, rispondono a delle logiche diverse. Io qui riprendo alcune osservazioni che trovo molto acute di Andrea Grillo, pubblicate su un numero della rivista del Clero Italiano, credo il terzo o il quarto di questo anno, in cui appunto faceva notare un po' queste problematiche. Capitemi, per spazio non intendo soltanto, o forse neanche prima di tutto, lo spazio fisico. Piuttosto si potrebbe parlare di spazio relazionale. Bisognerebbe approfondire, ma vi leggo solo alcune righe di questa osservazione di Andrea Grillo che mi sembrano interessanti. La pandemia, scrive appunto Andrea Grillo, ha reso prima private, nel senso appunto che le ha sospinte nello spazio privato delle case, e poi pubbliche le nostre liturgie,
nel senso che ha sottratto loro quella differenza comunitaria che si esprime in modo elementare con i più immediati linguaggi del corpo, dello spazio, del tatto, del volto, del movimento. E continua dopo e dice: uomini e donne con mani pulite, vabbè, qui non c'è il dispenser con il gel, ma per capirci, no? Senza peccato, mani pulite, anaffettivi e inespressivi, le mascherine, senza volto e senza parola, che tengono sempre le distanze, autosufficienti, sono, scrive Andrea Grillo, troppo forti, troppo seri, troppo fermi, troppo integri, troppo poco capaci di confessare la loro fragilità. La giusta corazza contro la pandemia ottunde i sensi, allontana il prossimo, impedisce l'espressione, limita l'esperienza. Non si può accarezzare con l'armatura e non si celebra senza distrarsi da sé e senza esporsi all'altro. E invece la pandemia ci ha chiesto di essere molto attenti a noi stessi e di non esporci all'altro. Non mi addentro ulteriormente nella questione, però mi sembra importante ricordare che il sentirsi a casa nello spazio anche liturgico della comunità che celebra nel nome del Signore è una bella metafora e certamente dobbiamo usarla, ma è un sentirsi a casa particolare, specifico. E però, ripeto, è certamente anche il fondamento, per così dire, unitario di ogni discorso che poi adesso vorrei provare a dire circa la differenziazione alla quale accennavo. Anzitutto lo vorrei dire con un riferimento al tempo, rubo qui la famosa espressione di Papa Francesco, il tempo è superiore allo spazio, ma credo che sia importante. Noi ci siamo fermati molto in questi giorni appunto sugli spazi, credo, più che sul tempo, anche se abbiamo avuto riferimenti significativi anche a questa dimensione temporale. Ma la pandemia ha messo in luce qualche cosa che credo merita anche qui di essere sottolineato. Tante cose, a partire dalla nostra settimana liturgica, sono state rinviate a causa della pandemia. Ora ci sono rinvii sopportabili, come quello che ci ha riguardato, anzi forse è stato anche utile questo rinvio perché ci ha permesso di affrontare i problemi tenendo conto anche di quello che è successo in questo anno e mezzo. Ci sono però anche dei rinvii che si sopportano peggio, e ci sono dei rinvii che significano semplicemente la fine di ciò che si aveva in animo di fare. Ci sono delle realtà che hanno il loro kairos, questa parola così importante nel linguaggio della fede, che indica appunto quella temporalità che non sopporta rinvii e che ci è ricordata in questi giorni dai trattori e dalle macchine agricole che infestano le strade intorno a Cremona. E le infestano perché? Perché il momento giusto per mietere, diciamo così, il grano turco è adesso. È questo il kairos, non lo puoi rinviare. Il contadino non può dire ci penseremo a novembre a raccogliere il grano turco, quando magari farà un po' più fresco. Adesso devi mietere. L'uva la devi raccogliere quando è matura, né prima né dopo. Questo appunto è il senso del kairos. Allora, lo scorso anno, durante il primo lockdown, abbiamo ceduto, no, come è stato detto, a un bel po' di distorsioni liturgiche, qualcuna più sensata, qualcuna meno. A quasi nessuno, per essere più precisi, è venuta in mente l'ipotesi di rinviare la celebrazione della Pasqua. E meno male, meno male. Abbiamo celebrato la Pasqua dentro quella situazione assolutamente unica, almeno nell'esperienza della nostra vita, anche per i più anziani, no? Che abbiamo appunto messo sotto l'etichetta del lockdown. Qui in Lombardia siamo entrati nella situazione più critica all'incirca all'inizio della Quaresima, qualche giorno prima del mercoledì delle ceneri, e ne siamo usciti più o meno a Pentecoste. E di che cosa ci siamo accorti, in realtà, almeno mi sembra, che il tempo liturgico che stavamo vivendo
poteva illuminare tutto ciò che stava accadendo. Da parte mia, credo che poche cose sono state rilevanti per la mia vita di cristiano e di vescovo, come la coincidenza tra il tempo storico drammatico che stavamo attraversando e il tempo più denso dell'anno liturgico, quello appunto del ciclo quaresimale e pasquale, con in mezzo la Settimana Santa e il Triduo Santo, che ci sono venuti incontro proprio in quei giorni. Ecco, tutto questo è per dire che una questione decisiva per il celebrare cristiano investe anche il tempo, il modo in cui il tempo viene interpretato e trasfigurato dalla dinamica della celebrazione. Si è detto qualcosa e non mi ci fermo intorno alla questione però importante del giorno del Signore. Vorrei accennare almeno rapidissimamente a quell'altra dimensione del tempo della fede che è l'anno liturgico, con la varietà diversificata dei suoi tempi, una varietà che le nostre celebrazioni dovrebbero mettere meglio in risalto, utilizzando tutti i codici linguistici, simbolici, eccetera, di cui disponiamo. E invece mi sembra di verificare un certo appiattimento, una certa povertà. Sono sparite le stagioni meteorologiche, ma tendono a sparire anche le stagioni dell'anno liturgico. E in questo modo però si impoverisce tutto il nostro celebrare. Ho citato, non ve lo leggo adesso, un breve testo di padre Radcliffe in un suo libro di qualche anno fa, in cui appunto diceva: i diversi tempi dell'anno liturgico, avvento, Natale, Quaresima, eccetera, si dovrebbero percepire diversamente, con diverse melodie, diversi colori, come sono diverse la primavera dall'estate, l'estate dall'autunno, eccetera. Questo è un cantiere che mi sembra davvero da lavorare notevolmente. Introduco il quinto punto dicendo: accidenti. Speravo di avere ripescato un'idea che ormai tutti avevano dimenticato, invece il Vescovo Antonio stamattina durante l'omelia me l'ha rubata e mi ha anticipato. L'idea appunto che padre Gélinot aveva messo a fuoco in questo suo libretto La liturgia domani, l'evoluzione delle assemblee cristiane, un libro che almeno in Francia è stato stampato nel 76, ma merita ancora di essere ripreso in mano tranquillamente, in cui appunto padre Gélinot parlava di queste comunità a diverse entrate e diverse uscite, che notate non sarebbe neanche un'invenzione di oggi, perché già la Chiesa antica conosce questo. Per esempio, quando vieta ai non battezzati o anche ai catecumeni di partecipare alla quella che noi chiamiamo la liturgia eucaristica. Possono partecipare alla liturgia della parola, ma poi, finita quella, vengono mandati fuori dalla Chiesa e dentro rimangono soltanto i cristiani iniziati, che non possono rivelare a nessuno appunto ciò che accade durante la celebrazione dei divini misteri. Noi li trasmettiamo in televisione e nelle dirette streaming, quindi figuriamoci, siamo su un regime totalmente diverso. Credo che non possiamo tornare alla disciplina arcani della Chiesa dell'epoca dei padri, però questa differenziazione è qualcosa di importante, perché vuol dire riconoscere appunto la diversità di condizioni, anche di attese che ci sono nelle nostre persone. Avevo riportato un testo di Gélinot, ma non lo leggo perché vedo che il tempo vola. Certo, differenziare, tener conto di questa diversità di accessi, di uscite, eccetera, vuol dire anche rischiare la liturgia à la carte, vuol dire favorire un soggetto, potrebbe favorire un soggettivismo esasperato, che già oggi è molto problematico ed è certamente un rischio da tenere presente. Credo che molto dipenda dall'impostazione di comunità cristiane che, disponibili a questo, a questa varietà di entrate e di uscite, sa custodire il nucleo forte, il roveto ardente, direbbe Monsignor Brambilla, della propria comunione intorno al Signore risorto, e proprio per questo non ha paura di sopportare, ma nel senso più bello e nobile del termine, anche chi è più debole, chi viene un po', poi non viene, partecipa solo a una parte e così via. In fondo, no? Anche intorno a Gesù avveniva qualcosa del genere. C'era il nucleo dei discepoli e delle discepole più vicine, c'erano i dodici, eccetera, ma poi c'erano incontri occasionali, gente che stava con Gesù per un certo tempo, poi se ne andavano e così via. La Chiesa è già così, grazie a Dio, per tanti aspetti. Forse si tratta di trovare le modalità per dire meglio tutto questo anche sul piano liturgico.
passo negli ultimi sei minuti che mi rimangono agli ultimi due punti che avrebbero bisogno di uno sviluppo più articolato. Rapidamente, le differenze di numero, di cultura, di ambiente, di spiritualità delle nostre comunità ci sono sempre state, eh? Oggi forse ne abbiamo una consapevolezza più attenta, Monsignor Palmieri ci ha aiutato a cogliere alcune peculiarità delle comunità urbane, qui nel nostro territorio, come in altri, se non sbaglio, soprattutto del nord, del centro Italia, dobbiamo fare i conti con ambienti più rurali, oltre alle grandi città naturalmente, con comunità disperse, magari dove c'è anche la collina, la montagna, comunità piccole con poche risorse anche per la loro vita di fede. Siamo chiamati a farci carico di queste situazioni. Allora, pensare a una vita liturgica differenziata vuol dire appunto cercare la via giusta per evitare due rischi contrapposti. Da una parte, quello di dire il programma rituale è quello che c'è nel Messale e che si celebri nella cattedrale di Cremona o che si celebri ad Azzano, parrocchia di 50, forse meno ormai, abitanti della diocesi di Crema, è la stessa cosa. Sì, ma per un certo verso sì, però bisogna appunto tener conto evidentemente della differenza. Però tenerne conto anzitutto nel rispetto di ciò che ci viene detto. Il che vuol dire, cominciamo a studiarci bene i libri liturgici, i loro cosiddetti prenotando, lo ricordo a me vescovo, lo ricordo, permettete, ai preti, mio antico allievo, ora anche lui insegnante di liturgia, diceva una volta a noi preti a Reggio Emilia, bisognerebbe che ogni 3 o 4 anni un prete si rileggesse da cima a fondo tutti i prenotanda del Messale, del lezionario, dei principali libri liturgici, per vedere tutte le possibilità di adattamento, di variazione, richieste appunto anche dalla diversità delle comunità. Altrimenti c'è il rischio poi del fai da te, in cui ciascuno si inventa le cose più strane, perché ignora anche le possibilità presenti nei libri liturgici. Ogni comunità, mi permetto di dire questo, ogni comunità ha il diritto di celebrare i santi misteri con verità, con dignità, con bellezza. Che sia una comunità di 50 abitanti, che sia appunto una grande cattedrale o una grande chiesa. Certo, bisogna tener conto delle risorse che ci sono in modo realistico, senza pressapochismi, senza tirar via frettolosamente, senza possibilmente sciatterie o banalizzazioni. Forse le varianti, diciamo così, previste nei libri liturgici non bastano, forse mi era pensare anche a qualche altra cosa in futuro, per dire, non so, forse 3 letture bibliche anche nelle messe domenicali per tutte le comunità possono essere un po' troppo. Naturalmente non voglio assolutamente sminuire quello che ci diceva prima Don Angelo Alameri circa la centralità della liturgia della parola, ma non si tratta di fare meno. Si tratta di fare meglio, questo dovrebbe essere, credo, il criterio che ci usa. E non è che ci guida, non è una sfida da poco. Per esempio, esistono canti semplici, ma non banali, rispondenti all'azione liturgica, di buona qualità per testi e musica, facilmente cantabile, magari anche senza un accompagnamento strumentale da parte di un'assemblea piccola e con risorse musicali ridotte? La cosa non è così evidente. Lo stesso problema vale per i ministeri. Tutte le comunità hanno la possibilità di avere le persone per necessari ministeri che la liturgia comporta con sé, o magari si rischia che poi, come succede spesso, uno faccia tutto. Le letture, le intenzioni della preghiera dei fedeli, la questua, è una cosa che ho visto non più di un mese fa. In una comunità dove c'era una messa feriale, dove stanno celebrando almeno 80-90 persone. La stessa persona ha fatto lettura, salmo, versetto dell'Alleluia, questua, intenzione della preghiera dei fedeli e così via. Allora, forse ecco lì dove per esempio sorgono le unità pastorali o simili, come dire, aggregazioni di parrocchie, forse ci può essere un criterio di aiuto reciproco. Forse una parrocchia ha la disponibilità di persone che puliscono la chiesa, e non è una cosa da poco anche questo, ed è un ministero liturgico importante anche questo, ma non ha disponibilità di persone che sanno, leggere le letture, guidare un po' di canti, animare un po' il canto. Allora forse
trovare appunto la reciprocità appunto degli aiuti. È un po' lo stile della colletta paolina: chi ha qualcosa di più da dare adesso darà e magari poi riceverà in altri momenti. Taglio via un po' di cose, non dico niente intorno alla questione delle celebrazioni domenicali in assenza del presbitero, le accendo soltanto per dire come è venuto fuori in questi giorni: l'Eucarestia è il centro, culmen et fons, ma non è l'unica forma, l'unica realtà della liturgia cristiana. Anche qui dobbiamo cercare più diversificazione, anche qui dobbiamo cercare una maggiore varietà e favorire anche quell'intreccio che è stato richiamato tra vita liturgica e pietà popolare, che forse soprattutto nel centro, nel sud dell'Italia ha ancora tante, ha ancora tante risorse da valorizzare, da non disprezzare e da integrare in maniera intelligente appunto con la vita liturgica della comunità. L'ultimo punto, ma vedo che il tempo è finito, l'ultimo punto che avrei voluto dire è un po' la dimensione di apertura missionaria della liturgia cristiana. La liturgia, sì, di per sé è un momento del convenire della comunità, dei già iniziati, dei già credenti, e però è un momento della vita di fede che si deve aprire necessariamente anche alla missione, anzi che ha già in sé delle dimensioni missionarie. Il fatto stesso, per esempio, di radunarsi è un fatto pubblico di per sé, salvo forse in contesti di persecuzione, no? La comunità dice qualcosa di se stessa già per il fatto che si raccoglie per celebrare il nome del Signore. Dalla celebrazione sgorga necessariamente la missione. Ho indicato due dei testi degli Atti degli Apostoli che si potrebbero leggere a questo riguardo. La dimensione missionaria nasce anche dal fatto che noi incontriamo nelle nostre celebrazioni comunque anche persone che normalmente stanno ai margini, persone appunto della soglia, credenti o forse anche delle volte non credenti, no? Pensiamo a celebrazioni come le prime comunioni, le cresime, funerali, matrimoni, dove arriva. Allora, che immagine diamo della comunità cristiana in questi contesti? Pensiamo anche, questo è un capitolo tutto da riprendere in mano, a mio parere, non so se sia mai stata fatta una settimana liturgica su questo, tutto il tema delle celebrazioni trasmesse via televisione, via streaming, via tutto quello che vogliamo. Che immagine di Chiesa, e quindi che immagine diamo di Gesù Cristo, del Vangelo, della nostra fede in queste celebrazioni? Questa è una questione appunto anche missionaria, testimoniale di grande rilevanza. Bene, poi se vorrete leggere il testo scritto troverete qualche cosa di più. È certamente l'ultima cosa che dico, ma quello che si potrebbe dire è questo: potrebbe forse avere davvero una grande valenza missionaria uno stile celebrativo sempre più contemplativo, uno stile celebrativo in cui si capisca che siamo lì non per fare chissà che cose, non per accalappiare chissà chi, non per spingere avanti i nostri interessi pur importanti di credenti, di chiese, eccetera, ma unicamente perché siamo contenti di essere insieme davanti al Signore e di celebrare così la sua misericordia. Ecco. E se qualcheduno entrando vedesse una comunità in cui si capisce che è lieta, gioiosamente, senza, ripeto, nessun calcolo, senza nessuna pretesa, senza nessun'altra cosa che non la gioia di essere lì insieme a lodare e benedire il nome del Signore. Forse se qualcuno da fuori entrasse dentro e vedesse una celebrazione così davvero di grande spirito, proprio di bellezza contemplativa e gioiosa, forse si interrogerebbe, forse si direbbe: ma cos'hanno questi qua che sono così contenti della loro fede? E su questo forse anche la nostra, insieme con altri aspetti, la nostra liturgia, il nostro modo di celebrare si può interrogare. Quindi vedete che insomma, per il futuro comunque di prospettive ce ne sono, possiamo ancora lavorare, credo, alacremente, soprattutto affidarci al Signore, alla sua promessa appunto di essere con noi tutti i giorni e allo Spirito che ci insegnerà senz'altro anche le vie
per continuare a celebrare lietamente il nome del Signore e a offrire la nostra testimonianza e la nostra carità ai fratelli. Grazie. E allora davvero un sincero ringraziamento a Sua Eccellenza Monsignor Gianotti, che con le sue parole ha ripreso e chiuso questa 71esima edizione della Settimana Liturgica Nazionale. Ora ci prepariamo a vivere il momento conclusivo che trovate sulla preghiera, è la preghiera che trovate sul foglietto che vi è già stato consegnato. Prima però negli schermi vediamo insieme alcune bellissime immagini della piazza di Cremona e del suo monumento simbolo, che è il Torrazzo. Al termine prenderanno anche la parola il presidente del CAL, il vescovo Claudio Maniago, e il vescovo di Cremona, Antonio Napoglioni. Buona visione! La splendida piazza medievale è il cuore di Cremona. Rivela nel tempo la gloria di uno tra i comuni lombardi di maggior prestigio. Il Torrazzo domina la piazza da 8 secoli ed è il simbolo della città. Elevandosi per 112 metri e 41 centimetri, è la torre campanaria in muratura più alta d'Europa. La splendida e ardita struttura che noi vediamo è un vero miracolo di alta ingegneria del XIII secolo. La prima parte fino ai merli è di stile romanico, a base quadrata, con i lati di 12 metri e 80 centimetri. I muri sono a doppia canna di 3 metri e 45 centimetri di spessore. La parte superiore della ghirlanda in stile gotico è stata aggiunta in seguito, tra il 1284 e il 1305. Ad attirare lo sguardo, a 27 metri dal suolo, proprio sopra lo stemma della città, è l'imponente quadrante dell'orologio astronomico. Grazie ad un complesso meccanismo installato il 28 luglio 1583 nella stanza della torre dietro il quadrante, è ancora oggi perfettamente funzionante. Per vederlo all'opera occorre salire 156 dei 502 gradini del Torrazzo. Questo è il suono del tempo che ci arriva dai secoli passati. Ultimo sguardo dall'alto sulla splendida piazza chiude oggi il nostro viaggio nel tempo, che inesorabile continua a scandire i passi dell'uomo nel cammino della storia. La settimana liturgica nazionale è al suo termine qui nella diocesi di Cremona. Anche se non amiamo dire sempre alla fine della settimana liturgica che dobbiamo concludere,
un po' perché il percorso della settimana liturgica in fondo è un percorso che vuole sostenere, provocare, aiutare quello che è il cammino delle nostre chiese, delle nostre comunità, che non termina, non si conclude, ma è un cammino che ci conduce e ci accompagna passo passo, anno dopo anno. Allora anche questa nostra settimana liturgica a Cremona, nella sua 71esima edizione, certo ha un termine, ma non si conclude il cammino che questa settimana ha voluto sostenere, animare con questa riflessione profonda che abbiamo fatto sul convenire, che è certamente, lo abbiamo capito molto bene, un tema molto caldo in questo momento. Lo è sempre per una comunità cristiana, lo è di più in questo tempo di prova. Dopo il digiuno, dopo i momenti difficili che abbiamo dovuto affrontare e che speriamo di non dover affrontare nel prossimo futuro. Quindi in un momento conclusivo, in un momento in cui si termina questa esperienza, è doveroso avere un animo attento e grato, direi, non solo per una gratitudine nei confronti del Signore di cui abbiamo invocato la presenza in questo nostro convenire, perché guidasse, anzi desse quella luce che ci ha ricordato questa mattina il Vescovo Antonio, quella luce di cui avevamo bisogno, ci siamo radunati per questo. E direi onestamente che di luce ne abbiamo avuta, di luci ne abbiamo avute. Ci sono stati illuminati davvero tanti aspetti di questa realtà che noi sentiamo essere importante, anzi fondamentale nella vita delle nostre comunità, ma che sentiamo anche in sofferenza. E addirittura siamo stati, fin dalle parole del Santo Padre, le parole che ci ha indirizzato all'inizio di questa settimana, siamo stati anche in qualche modo scossi nel sentire che dovevamo riflettere su una realtà che poteva addirittura essere emarginata. Ecco, allora, alla conclusione di questo nostro convenire è giusto rendere grazie, ringraziare. Innanzitutto io sento il dovere, perché è importante, ringraziare la Diocesi di Cremona. La settimana liturgica è itinerante, è una sorta di pellegrinaggio che ormai nelle sue 71 edizioni il CAL, il Centro di Azione Liturgica, ha fatto un po' in tutta Italia, ed è sempre ospite di una diocesi, perché l'idea di fondo, che è molto facile, intuitiva direi, è quella di essere in mezzo alla Chiesa che sta vivendo, alla Chiesa viva, quindi non l'idea di fare un convegno che parli della Chiesa, ma un convegno che parli con il popolo di Dio, della liturgia del popolo di Dio, insieme al popolo di Dio. E questo, il luogo ideale è la Chiesa locale, quella incarnazione della Chiesa che noi viviamo nella realtà. Quindi il grazie principale, primo che faccio, è alla Diocesi di Cremona. Innanzitutto nella figura del suo Vescovo, il Vescovo Antonio, che con la sua presenza, la sua affabilità, la sua fraternità, fino dall'inizio, di quando abbiamo cominciato un lungo percorso, lungo perché non era mai successo che per 2 anni fossimo in relazione per una settimana liturgica con una diocesi. E gli siamo stati vicino anche nei momenti duri della diocesi e anche suoi personali, proprio perché la vogliamo considerare quella terribile esperienza anche una parte di questo cammino che oggi in qualche modo e per certi aspetti arriva a un suo termine. Quindi un grazie di cuore a Vescovo Antonio per la sua vicinanza, la sua sensibilità e anche l'essere stato il primo animatore e sostenitore della sua chiesa locale, perché accogliesse questa occasione, un'occasione di riflessione, di crescita, che è senz'altro, ci auguriamo, per questa chiesa locale, ma che poi diventa un ottimo servizio, ce l'auguriamo, per tutte le chiese che sono in Italia. Un grazie che poi va articolato, come è giusto, nelle varie componenti che si sono messe in gioco
e di cui abbiamo visto i volti. Nei ringraziamenti, a parte il Vescovo, per ovvi motivi non si devono e non si possono fare nomi di persone, perché il rischio, come ben sappiamo, è quello poi di dimenticare qualcuno e non sarebbe giusto. E quindi il mio è un ringraziamento globale. Però devo fare un'eccezione. E l'eccezione che mi sento di fare è per un grazie, direi, se mi permette, fraterno e amichevole, che faccio a Don Daniele Piazzi. Che di questa accoglienza da una parte e anche del desiderio del CAL di offrire un servizio alla Chiesa che è in Italia si è fatto in qualche modo interprete principale per tanti aspetti, con la sua presenza, le sue capacità, le sue competenze. Un grazie davvero, perché l'organizzazione e anche direi la buona riuscita di questo nostro incontro ha in lui sicuramente un regista importante. Dietro a lui, ecco, adesso cito dei nomi di uffici, di realtà, ma ripeto, sono per noi e devono essere dei volti. Noi, mi riferisco ai presenti, li abbiamo visti questi volti. I fratelli e le sorelle che ci seguono da casa invece ne hanno visti solo alcuni, quelli che hanno proprio mostrato il loro volto per guidare la nostro convenire, per darci le indicazioni. Noi dobbiamo testimoniare, lo faremo con il nostro applauso, una gratitudine non a delle strutture ma a delle persone che si sono messe in gioco con generosità, ma anche con competenza, professionalità e anche con passione, perché per usare un'espressione che ci ha invitato a usare il Vescovo Daniele poco fa, ci siamo sentiti davvero a casa, non ci sono state stonature che ci abbiano fatto pensare di non essere in un nostro convenire. E quindi ringrazio, e alla fine faremo un caloroso applauso a tutti gli operatori che lavorano con l'Ufficio del Culto Divino, la Federazione degli Oratori Cremonesi, l'Ufficio delle Comunicazioni Sociali e Teleradio Cremona Cittanova, l'Agenzia Profilo Tours, l'Ufficio Amministrativo Diocesano, le persone e il personale della cattedrale, il coro della cattedrale con il suo direttore e l'organista titolare, il seminario diocesano che ha accompagnato e ha servito le nostre celebrazioni, i volontari delle unità pastorali di Santo Movono e Cittanova, l'associazione Carabinieri in Congedo, a cui voglio aggiungere un grazie anche al Comune e alla provincia di Cremona per il patrocinio, oltre anche alle altre autorità che si sono rese presenti, non ultime, nella celebrazione di questa mattina. Un grazie davvero di cuore per quello che avete fatto e per come ce lo avete proposto. Grazie va anche... Lo dobbiamo dire anche, è la citazione doverosa, perché come sempre hanno seguito questa nostra settimana anche gli organi di comunicazione che sono propri che fanno riferimento alla CEI, penso ad Avvenire, che ringraziamo per l'attenzione che come sempre è stata prestata a questo nostro convenire, e anche gli organi di comunicazione della Santa Sede che hanno dato uno spazio rilevante, proprio intuendo l'importanza non solo della nostra settimana liturgica, ma dei temi che qui venivano trattati. E poiché il grazie non può che declinarsi ancora in maniera più dettagliata, anche per scoprire la ricchezza davvero umana e non solo, che è stata investita in questa, per la buona riuscita di questa nostra appuntamento, ecco che anche il Vescovo Antonio si unisce ai miei ringraziamenti. Ci siamo divisi un po' i compiti e quindi a me tocca stare sulla soglia e dire grazie a chi ha affiancato la Diocesi e il CAL sotto vari profili, partner tecnici, giochi di luce, polo grafico, fantigrafica e 6 digitale, gli altri media locali, la provincia, Cremona 1, oltre a Telepace, che hanno diffuso in vari modi
l'esperienza della settimana liturgica, e gli sponsor Sabadini Campane, Ars Nova, Sogis, Solivari, il gruppo del Dossi e il gruppo degli espositori coordinati da Ripartiamo. Concluderei aggiungendo un grazie a tutti i partecipanti, a voi che siete stati fedeli a queste assemblee in loco e a chi ci ha seguito. I numeri sono crescenti e cresceranno ancora, perché veramente la disponibilità del lavoro fatto continua a essere offerta a tutti. E il mio augurio al CAL di proseguire questo servizio di animazione nel pellegrinaggio nelle chiese italiane, proprio perché la liturgia sia anche fonte e culmine del rinnovamento ecclesiale a cui tutti siamo chiamati. Quindi grazie Don Claudio, a te, a Don Giovanni e a tutto il CAL. L'augurio che ci fa il Vescovo Antonio è un augurio che sentiamo forte, è quasi un po' lo stimolo di questo nostro impegno. E il grazie che hai detto al CAL mi permetto di amplificarlo, ecco, ringraziando io stesso la segreteria del CAL, che nella sua semplicità non abbiamo una grande struttura, ma persone che con generosità però si dedicano a questo, sì, e quindi le ringrazio di cuore, perché una volta di più, se è possibile anche essere presenti con questa realtà del CAL, è proprio attraverso di loro. Continua il nostro pellegrinaggio. Dopo vi avevo detto all'esordio di questa settimana che ero un po' emozionato, perché si trattava di ripartire in una situazione abbastanza particolare e nuova per tanti aspetti. E io devo dire in cuor mio, poi lascio a ciascuno naturalmente il giudizio, che l'esperienza è stata molto positiva qui a Cremona, sia sotto l'aspetto organizzativo e anche la proposta che abbiamo fatto, che ha permesso di raggiungere con dei contenuti importanti e ricchi non soltanto i presenti, che pure sono stati un numero, visto i tempi in cui siamo, significativo, ma tante persone, lo accennava il Vescovo Antonio, che hanno seguito attraverso i vari strumenti predisposti, hanno potuto seguire da casa le relazioni e anche in parte alcune celebrazioni, e quindi essere in qualche modo presenti e partecipare. Quindi, a mio modo di vedere, un'esperienza riuscita bene per i motivi e le professionalità che abbiamo detto. E anche, io devo dire, la mia soddisfazione, e lo dico proprio in modo telegrafico, per il percorso di riflessione che è stata fatto all'interno di questa settimana e per quanto ci è stato donato, che sarà oggetto sicuramente da parte nostra e di tutte le nostre comunità anche di ripresa, perché le provocazioni che vanno dalla prolusione di Monsignor Brambilla, che ci ha fondato nuovamente, e non poteva che essere così, la realtà delle nostre assemblee in Cristo, nella sua presenza, fino alle ultime, direi, inviti, provocazioni, riflessioni di Monsignor Giannotti, che ci ha fatto comprendere come non finisce qui, ma anzi adesso comincia davvero il vero impegno. Bene, in questo contesto e con questi stimoli e con questa soddisfazione, in parte certo, ecco che continua il pellegrinaggio, chiamiamolo così, del Centro di Azione Liturgica, e quindi, come piccola e povera tradizione, ma a cui teniamo, già annunciamo la prossima tappa. E la 72esima settimana liturgica nazionale si terrà il prossimo agosto del 2022 nella diocesi, nell'arcidiocesi di Salerno, Campagna, Acerno. L'arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, è ovviamente contento e felice di essere la prossima tappa di questo bel appuntamento, ci ha voluto anche inviare un suo brevissimo messaggio di saluto.
Buongiorno, saluto con piacere anzitutto il Vescovo Sua Eccellenza Don Claudio, e lo saluto con questa familiarità dato il rapporto di lunga data che ci lega. Poi saluto il Vescovo di Cremona, Monsignor Napoleoni. Saluto tutti i partecipanti alla Settimana Liturgica Nazionale e sono lieto di poter inviare questo saluto confermando la disponibilità della Diocesi di Salerno Campania Acerno ad ospitare la prossima Settimana Liturgica Nazionale, la 72esima, proprio nella nostra città, una città che custodisce nella cattedrale le spoglie dell'Apostolo Matteo e che custodisce anche un tesoro artistico di importanza eccezionale, quali gli avori medievali. Poter riflettere una settimana sulla liturgia, su questa dimensione essenziale della vita della Chiesa, è veramente un'occasione fondamentale per tutti noi. E quindi la nostra Chiesa si rallegra particolarmente di questa occasione che le viene offerta per poter insieme fare un cammino affinché la nostra azione liturgica possa essere sempre maggiormente comunicativa agli uomini del nostro tempo. Vi ringrazio e vi attendo con gioia alla prossima settimana liturgica, il prossimo agosto. Grazie. Abbiamo iniziato invocando la benedizione e la presenza del Signore e concludiamo rendendo grazie a Lui. Benedetto il Padre che fa di noi il suo popolo, benedetto il Figlio suo risorto, presente là dove i fratelli si radunano, benedetto lo Spirito, vento che sospinge la Chiesa nella storia. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». Al termine di questa settimana esprimiamo la nostra riconoscenza al Padre, sempre fedele alle sue promesse, con il cantico di Maria, madre di Gesù e madre della Chiesa. L'anima mia magnifica il Signore. Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Perché mi ha guardato l'unità della sua serva, dove noi tutti i Gesù fuggiamo e amato. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Yeah.
disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Accresciato i momenti dei cori, mai nascosto di lui. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ma sono sempre come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo. Molte volte e in molti modi parlasti ai nostri padri per mezzo dei profeti. Nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio per manifestare a tutti gli uomini le ricchezze della tua grazia. Nella tua immensa bontà guarda i tuoi figli convocati per la settimana liturgica nazionale. Aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà, perché aderendo in tutto al tuo beneplacito, portiamo frutti abbondanti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, onoriamo la Madre di Dio, Maria, assunta nella gloria, icona della Chiesa, modello di fede. A lei è intitolata questa chiesa cattedrale, insieme al patrono Sant'Omo Bono che qui è sepolto. Possa il popolo di Dio progredire nella fede come la Vergine Madre e giungere come Omo Bono alla piena conoscenza del Figlio di Dio, crocifisso e risorto. Ora sorgente tu sei Maria, con te rinasce nuova la speranza, in te le sempre prende a fiorire. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Misericordioso, in Cristo hai manifestato il tuo grande amore per l'umanità e hai dato a Sant'Omo Bono, padre dei poveri, la forza di condividere i propri beni. Fa che la tua Chiesa ti riconosca in ogni uomo e onori la presenza del Signore negli umili e nei sofferenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie. E buon viaggio soprattutto a chi è venuto da più lontano. Grazie ancora. Grazie a voi.
Rieccoci dunque in studio, lasciamo la cattedrale di Cremona e dunque conclusa ufficialmente la 71esima settimana liturgica nazionale. Ce l'abbiamo fatta nonostante un anno difficile che ci ha costretto a slittare come hanno fatto le Olimpiadi, è stato così anche per la settimana liturgica, quattro mattinate intense di formazione, di approfondimento, di riflessione, e però finisce la settimana liturgica, ma tutto questo materiale rimane a disposizione, proprio anche grazie alla modalità di quest'anno. Sì, è diciamo il bello di questa formula che se non ci fosse stato il Covid non avremmo adottato, e che è materiale formativo fruibile anche nei prossimi mesi dalle diverse comunità. E ben due monasteri di clausura una quindicina di giorni fa mi aveva addirittura mandato un'email chiedendo come potevano fare perché non potevano seguire in diretta o altro. Qualcuno segue in diretta, me l'ha garantito, e l'altro invece ho assicurato che sul canale YouTube per mesi potrà comunque utilmente utilizzare questo materiale formativo. Pochi rispetto alle altre settimane liturgiche i presenti, relativamente pochi, però pensiamo di riuscire a raggiungere una platea più vasta del solito. Allora adesso tempo di bilanci e anche di ringraziamenti. Sì. E dal comitato ristretto che abbiamo radunato un po' da mezzo nord Italia 3 anni fa per progettarla, al CAL stesso, e a tutte le persone che hanno reso possibile l'organizzazione in presenza, per chi ha partecipato direttamente dalla cattedrale, e sono diversi volontari, dalle parrocchie cittadine al personale della cattedrale, alla Profilo Tour, quindi al personale degli uffici vari e diversi che fanno capo alla nostra diocesi. Ecco, sarebbero tante le persone, per cui, e poi c'è tutto il mondo della comunicazione, ma questo certo e qui mi aggiungo ai ringraziamenti tutto lo staff di Teleradio Cremona Cittanova che ha reso possibile queste dirette sia negli studi qua della casa della comunicazione della diocesi e in cattedrale. Un ringraziamento a tutto lo staff, insieme a loro anche agli sponsor che hanno reso possibile tutto questo. E allora è davvero tutto, ringraziamo quanti ci hanno seguito, auspicando che il materiale che abbiamo messo a disposizione possa davvero essere utile anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Ricordiamo, tutto sempre disponibile sul canale YouTube ufficiale della settimana liturgica 2021 e anche sul portale internet della diocesi di Cremona, dove oltre ai materiali video trovate anche il resoconto di tutte queste giornate. Grazie Don Daniele per tutto quello che ha fatto per la settimana liturgica e anche il contributo che ha dato a noi in queste trasmissioni. Grazie a voi per l'indispensabile collaborazione in questa formula un po' strana e nuova. E allora arrivederci, lasciamo il testimone a chi seguirà, e a tutti voi saluti da Cremona e l'invito per chi non è potuto venire in questi giorni a venire, chissà, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Arrivederci.